Saluto, professore. Sì. Eh beh, a noi altri napoletani toglieteci questo poco di sfogo fuori al balcone. Già. Io per esempio, professore, a tutto rinunzierei, tranne a questa tazzina di caffè presa tranquillamente fuori al balcone dopo quella mezz'oretta di sonno che uno si è fatto dopo pranzo, sapete? Quel poco di stringimento. Scusate, e me la devo preparare io stesso con le mie mani. Beh, sono gelosissimo. Eccolo. No, mia moglie, no. Mia moglie non collabora. Sapete, è molto più giovane di me e la nuova generazione ha perduto queste abitudini che secondo me, poi sotto un certo punto di vista, sono la poesia della vita. Che, oltre a farvi occupare il tempo, vi danno pure una certa serenità di spirito. Bravo, bravo. E poi chi mai potrebbe prepararmi una tazzina di caffè come me la preparo io, con lo stesso zelo, lo stesso amore? Capirete che dovendo servire me stesso, seguo le vere esperienze e non trascuro niente. Ma proprio lo faccio con tutte le regole. Per esempio, vedete, professore, sul becco, lo vedete il becco? Questo, professore, no, qua, voi guardate a me, il becco della caffettiera. No, per carità, io non mi arrabbio. Permetto di dire, sono di spirito anch'io, avete fatto lo scherzo. Dicevo, sul becco, è vero, io ci metto questo coppitello di carta. Quello mi sembra niente questo coppitello, ma pure c'ha la sua funzione. E già perché il fumo denso del primo caffè, che è poi quello più carico, non si disperde, anzi rimane dentro e profuma tutto l'ambiente, lo prepara per ricevere la sostanza, il caffè. Come pure, professore, ricordatelo, prima di versare l'acqua, sì, che secondo me deve bollire un paio di minuti per raggiungere quelle calorie, prima di versarle, vi dicevo, nella parte interna della capsula bucherellata, no, dall'altra parte, dove si versa l'acqua? Voi chiudete la capsula, poi la capovolgete, dove si versa l'acqua?